il sonno e la morte, i piani di coscienza. Certo, non tutti sono capaci di uscire coscientemente dal corpo, né di allargare coscientemente la mente o il vitale, ma tanti lo fanno inconsapevolmente durante il sonno, cioè quando i piccoli io della personalità di facciata diventano meno invadenti e meno esclusivamente assorbiti dalle occupazioni di superficie. Questi vari io esprimono soltanto una frazione della realtà, quella visibile ad occhio nudo, ma al di là si estendono reami sconfinati. Abbiamo già parlato di una mente universale, di un vitale universale e di un fisico sottile che stanno al di là della pellicola fisica che ci ricopre. Si tratta perciò di recuperare integralmente la nostra realtà universale. Ci sono tre metodi o tre stadi per arrivarci. Il primo a disposizione di tutti è il sonno. Il secondo, più difficile, si basa sull'esteriorizzazione cosciente o sulla meditazione profonda. Il terzo rappresenta un grado di sviluppo già molto avanzato, in cui tutto si semplifica. Qui possiamo vedere comunque, senza bisogno di sonno né di meditazioni, anche ad occhi bene aperti e in mezzo alle nostre attività quotidiane, come se i piani dell'esistenza universale fossero lì, davanti a noi, accessibili grazie a un semplice spostamento della coscienza. Un po' come quando spostiamo lo sguardo da un oggetto vicino a uno più lontano. Il principale strumento di lavoro è quindi il sonno. Uno strumento di cui possiamo diventare coscienti, sempre più coscienti, fino al momento in cui lo useremo di continuo, di qua come di là, fino a quando il sonno, come anche la morte, non sarà più un ritornare a uno stadio vegetativo e un dissolverci negli elementi naturali di cui siamo composti, ma semplicemente un passare da un modo di coscienza a un altro modo di coscienza. In effetti, la linea di demarcazione che abbiamo tracciato tra sonno e veglia e tra vita e morte corrisponderà magari alle apparenze esterne, ma non corrisponde a nessuna realtà essenziale, così come le frontiere nazionali non hanno nessuna realtà per la geofisica fisica, o così come l'esteriorità colorita e immutabile di un oggetto non ha nessuna realtà per la fisica nucleare. Non esiste, in effetti, nessuna separazione, se non per la nostra incoscienza. E i due mondi, o piuttosto questo mondo qui e gli innumerevoli altri, coesistono sempre, sono costantemente mescolati. È solo un certo modo di percepire la stessa cosa a farci dire in un caso sono vivo, nell'altro sono morto, oppure sto dormendo. Certo, se siamo abbastanza coscienti da poterlo dire e da potercene rendere conto. Così come possiamo avere esperienze diverse di uno stesso oggetto, a seconda del livello a cui lo osserviamo, atomico, molecolare o esterno. Insomma, l'altrove sta sempre e dovunque davanti a noi. Noi abbiamo attribuito un valore unico ed esclusivo ad ognuno dei vari simboli che formano la nostra vita fisica esterna solo
perché ci stanno sotto il naso. Ma questi simboli non sono più validi, né meno validi degli altri simboli che costituiscono la nostra vita extrafisica. La realtà atomica di un oggetto nulla toglie alla sua realtà esterna, né può venirne separata, e viceversa. Non solo i simboli degli altri piani sono validi quanto quelli fisici, ma per noi è impossibile capire davvero i simboli quotidiani finché non ne conosciamo tutti gli altri simboli. Senza conoscere gli altri piani della realtà, la conoscenza del comune mondo umano resterà sempre falsa e incompleta, quanto lo sarebbe uno studio del mondo fisico da parte di chi non conoscesse le componenti molecolari, atomiche e subatomiche della materia. Non capiremo mai niente finché non avremo capito tutto. C'è quindi una gradazione infinita di realtà coesistenti e contemporanee, su cui il sonno ci apre uno spiraglio naturale. Insomma, se usciamo dalla classificazione superficiale vita, morte, sonno, per entrare in una classificazione essenziale dell'universo, ci rendiamo conto che questo universo è da cima a fondo, finché esistono per noi cime e fondi, un unico continuum di coscienza-forza, o, come dice Sri Aurobindo, una gamma di piani di coscienza che si estendono senza interruzione dalla materia più materiale al puro spirito, fisico, sottile, vitale, mentale, sopramentale. Chiamiamoli come ci pare, il fatto resta identico. Ed è su questi piani che si svolge tutto, la vita come il sonno e la morte. Non c'è nessun altro luogo dove possiamo andare, e non soltanto tutto si svolge lì, ma tutto vi coesiste senza separazioni. Vita, morte, sonno sono semplicemente diverse posizioni della coscienza all'interno di questa scala di piani. In stato di veglia, le vibrazioni mentali o vitali che riceviamo si traducono in certi simboli, in certi modi di vedere, di capire o di vivere. Quando siamo addormentati o morti, riceviamo le stesse vibrazioni mentali, vitali e altre ancora, che si traducono però in altri simboli, in altri modi di vedere, di capire e di vivere la stessa realtà. Comunque, la chiave dell'esistenza su questo, come su altri piani, è sempre la capacità di essere coscienti. Se siamo incoscienti nella vita di tutti i giorni, lo saremo comunque su qualsiasi piano. La morte sarà allora davvero morte e il sonno uno stordimento e basta. Quindi, nostro compito fondamentale è prendere coscienza dei diversi piani di realtà. Una volta portato a termine questo lavoro, spariranno tutte le linee di demarcazione che separano artificialmente i vari modi di vita, e potremo passare senza interruzione o senza vuoti di coscienza dalla vita al sonno o alla morte. O meglio, non esisteranno più un sonno e una morte come li intendiamo ora, ma solo modi diversi di percepire la realtà totale, senza soluzione di continuità. Anzi, esiste forse una coscienza integrale in grado di percepire
percepire tutto simultaneamente. La nostra evoluzione non è giunta al termine. La morte, dice Sri Aurobindo, non è una negazione della vita, è un processo della vita. Questa vita fisica in un corpo fisico assume perciò un'importanza particolare fra tutti i nostri modi di vivere, perché è proprio nella vita fisica che noi possiamo diventare coscienti. È il posto di lavoro, dice Mer, è il punto in cui tutti i piani si incontrano in un corpo. Il posto di lavoro, in quanto è il punto zero o poco più di zero dell'evoluzione. E perché proprio partendo dal corpo, lentamente, attraverso vite innumerevoli, si è formato un io, dapprima indifferenziato, che ha cominciato ad individualizzarsi, diventando progressivamente cosciente di piani sempre più elevati, incontrando su ogni piano distese sempre più vaste di coscienza. Stando così le cose, ci saranno tanti tipi di morte o di sonno, quanti tipi di vita. Vita e morte sono la stessa cosa. Tutto dipende dallo sviluppo evolutivo di ciascuno. Come nella vita esistono tutti i livelli immaginabili di sviluppo evolutivo, da una totale nullità fino a una coscienza perfettamente sveglia ed individualizzata. Ecco perché non è possibile esprimere leggi generali sul sonno e sulla morte. Come nella vita, tutte le possibilità sono presenti ed attuabili. Si potrà tutt'al più indicare qualche linea di sviluppo. Abbiamo già detto come l'uomo sia costituito da un certo numero di centri di coscienza che si estendono dalla cima del capo fino giù, in basso. Ognuno di questi centri, un po' come un apparecchio radio sintonizzato su determinate lunghezze d'onda, è collegato con certi piani da cui riceviamo di continuo, quasi sempre inconsapevolmente, vibrazioni di ogni tipo, fisiche sottili, vitali, mentali o più alte ancora, come anche più basse, le quali determinano il nostro modo di pensare, di sentire e di vivere. La coscienza individuale agisce come un filtro che lascia passare certe vibrazioni piuttosto che altre, a seconda dell'ambiente, dell'educazione, delle tradizioni, eccetera. Come principio generale, al momento di addormentarsi o di morire, ognuno di noi andrà nei luoghi coi quali avrà stabilito un certo legame di affinità. Questo però succede soltanto a uno stadio elementare, in cui la coscienza non è ancora realmente individualizzata, anche se può essere mentalmente molto raffinata. Si tratta in genere di una coscienza che pensa quel che pensano gli altri, sente quel che sentono gli altri, vive come vivono gli altri. In realtà si tratta solo di un aggregato temporaneo che, essendo incentrato totalmente sul corpo, ha come unica continuità quella del corpo. Così, quando questo agglomerato corporeo muore, tutto si sparpaglia in piccoli frammenti vitali, mentali, eccetera, i quali, non avendo più un centro, raggiungono i rispettivi piani. E quando questo agglomerato si addormenta,
più o meno tutto piomba nel sonno, dato che in realtà gli elementi non corporei, vitali, mentali, eccetera, esistono solo a causa e in funzione della vita corporale. Durante il sonno, in questo stato embrionale, la coscienza ricade nel subconscio. Usiamo questo termine, come fa Sri Aurobindo, nel suo significato etimologico, qualcosa cioè che è subcosciente in senso storico, non subcosciente rispetto allo stato di veglia, ma sottostante allo stadio evolutivo della coscienza, come succede negli animali o nelle piante. In altri termini, la coscienza ritorna al suo passato evolutivo. Da qui riceverà un mucchio di immagini caotiche, costituite dalla fantasiosa combinazione di innumerevoli frammenti di ricordi e impressioni. Oppure continuerà, in modo più o meno confuso, le attività consuete di veglia, per scivolare poi in un passato ancora più remoto, vegetativo o larvale, che costituirà il sonno vero e proprio, simile appunto a quello delle piante o degli animali. Ci vorranno tante e tante altre tappe prima che si formi veramente un centro psichico con la sua coscienza forza, dando coerenza e continuità a questo volatile coacervo. Invece, a partire dal momento in cui il corpo cessa di essere il centro principale e comincia una vita interiore indipendente dalle circostanze fisiche e dalla vita fisica, soprattutto se uno pratica lo yoga, il quale è appunto un processo di evoluzione accelerata, la vita cambia radicalmente, così come cambia la morte e come cambia il sonno. Allora incominciamo ad esistere. È proprio questa la prima cosa di cui ci accorgiamo, come se i cambiamenti esterni visibili fossero preceduti da mutazioni interiori di ordine più sottile, che si tradurranno in sogni di natura particolare. Passiamo allora dal sonno animale ad un sonno cosciente, o sonno d'esperienza. Passiamo da una morte di putrefazione a una morte vivente, e i limiti che rendevano frammentaria la nostra vita integrale spariscono. Invece di venire proiettati in una dispersione totale per mancanza di centro, troviamo dentro di noi il maestro e afferriamo quel filo della coscienza forza che collega tutti i piani della realtà universale. Sonno d'esperienza. In questo nuovo sonno ci sono tanti stadi a seconda dello sviluppo della nostra coscienza. Da rari lampi occasionali su questo o quel piano, fino alla visione continua, padrona di sé, che può muoversi come meglio le aggrada, dal basso in alto e da cima a fondo. Anche qui tutto dipenderà dalla coscienza di veglia. Di solito andremo per affinità in quei piani coi quali avremo stabilito un certo legame, costituito dalle vibrazioni mentali, vitali o d'altro genere, che avremo accettato e che dentro di noi si saranno tradotte in ideali, aspirazioni, desideri nobili o ignobili. Al momento di uscire dal corpo, insomma, ne raggiungeremo le fonti di ispirazione. Ognuna di esse
è straordinariamente vivida e concreta, al punto che le traduzioni mentali e vitali che ne conosciamo nel mondo fisico sembreranno in confronto povere ed astratte. A questo punto incominceremo a diventare coscienti dei mondi immensi e innumerevoli che penetrano, avvolgono e dominano il nostro piccolo pianeta, determinando il suo e il nostro destino. Ovviamente non è possibile descrivere questi mondi in poche pagine. Non basterebbero neanche parecchi volumi. Sarebbe come voler descrivere il globo terrestre a chi è sempre vissuto in un'isoletta sperduta senza conoscere altro. Quindi non intendiamo descriverli, ma darne appena qualche accenno a cui il ricercatore possa riferire le proprie esperienze. La qualità essenziale per compiere l'esplorazione di questi mondi, come ha detto ripetutamente Sri Aurobindo, è una chiara austerità, cioè assenza di desideri e silenzio mentale. Altrimenti il ricercatore diventerà lo zimbello di ogni inganno. Pazientemente, a forza di esperienze, egli imparerà innanzitutto a riconoscere il piano su cui avviene la propria esperienza, poi a quale livello di ciascun piano si situa. Saper localizzare i vari piani e livelli è importante almeno quanto sapere in che tipo di ambiente ci troviamo sulla Terra o in quale paese stiamo viaggiando. Dopodiché impareremo a capire il senso delle nostre esperienze. Sarà come imparare una lingua straniera, anzi diverse lingue, cercando però di non mescolarvi mai il linguaggio mentale. Una delle maggiori difficoltà, per l'appunto, viene proprio dal fatto che, essendo il linguaggio mentale l'unico che conosciamo, al risveglio le sue trascrizioni tenderanno inconsciamente a deformare e ad alterare la purezza della nostra esperienza. In mancanza di una guida illuminata che ci fornisca il bandolo di una matassa così complessa, dovremo abituarci al risveglio a restare mentalmente il più silenziosi possibile e a percepire intuitivamente il senso di questi altri linguaggi. Ci arriveremo a mano che, col moltiplicarsi delle esperienze, si svilupperà anche la nostra coscienza. All'inizio ci sembrerà di aggirarci in una foresta vergine o in un mercato cinese dove tutto sembra uguale. Poi, coi mesi e con gli anni, finiremo per riconoscere tracce di sentieri e volti noti, luoghi e indizi, e scopriremo una diversità indicibilmente più ricca che sulla Terra. Ma come fare per ricordarci di quel che avviene nel sonno? Nella maggior parte degli esseri umani c'è un vuoto assoluto. Manca il collegamento. In realtà, di collegamenti o ponti, come li chiama Mer, ce n'è una quantità. Come se il nostro essere fosse composto da una serie di paesi diversi, ognuno collegato all'altro da un ponte. A qualcuno potrà perciò succedere di ricordare più facilmente i viaggi compiuti in certe parti del suo essere e di dimenticarne altri per mancanza di un ponte col resto della sua coscienza.
quando passiamo attraverso questi vuoti, cioè attraverso zone non ancora educate della coscienza, dimentichiamo tutto, come accade ad esempio nell'estasi, esperienza sulla quale torneremo. In linea di massima, un essere abbastanza evoluto percorrerà durante il sonno tutta la gamma dei piani di coscienza fino ad arrivare, quasi sempre inconsciamente e per breve tempo, alla luce suprema dello spirito, Sat Chit Ananda. Quei pochi minuti costituiranno il vero sonno, il vero riposo, l'assoluto abbandono nella luce e nella gioia. Sri Aurobindo diceva che la vera ragione per cui esiste il sonno è questo spontaneo tornare a immergersi nell'origine. Da lì lentamente ridiscenderemo attraverso tutti i piani, mentale, vitale, fisico sottile e subconscio. Quest'ultimo sarà quello di cui ci ricorderemo più facilmente, e ogni parte del nostro essere vi farà le esperienze corrispondenti. All'interno di ogni piano ci sono poi molte zone, ciascuna delle quali richiede un suo ponte, giacché la maggiore difficoltà sta nel riuscire a gettare un primo ponte con la coscienza esterna di veglia. C'è soltanto un modo per farlo: immobilità e silenzio totali al momento del risveglio. Basta fare un movimento, girarsi nel letto e tutto svanisce, o piuttosto, ecco il grande lago del sonno coprirsi di fitte increspature e noi non riusciamo a distinguere più niente. Se poi ci mettiamo a pensarci su, le increspature diventano vortici melmosi che intorbidano tutto. Il pensiero non serve, non è col pensiero che dobbiamo cercare di ricordare. Bisogna invece restare ad osservare il grande lago tranquillo, come in una contemplazione senza oggetto, calma e intensa, come se a forza di guardarlo dovessimo attraversare la sua profondità blu scuro. E se siamo abbastanza perseveranti, davanti ai nostri occhi comincerà improvvisamente a galleggiare un'immagine, o magari solo una traccia, come il sentore di un lontano paese carico di aromi, familiare ma inafferrabile. Però non dovremo buttarci su quell'esile traccia, altrimenti svanirebbe all'istante. Dovremo piuttosto lasciare che si precisi a poco da sola, finché finirà per delinearsi una scena. Quando terremo saldamente il filo in mano, in genere basterà tirare appena, pian piano, senza cercare di capire, senza star lì a pensarci su. La comprensione verrà dopo, se ci mettiamo a fare interpretazioni, interrompiamo subito ogni contatto. Allora quel filo ci guiderà di paese in paese, di ricordo in ricordo. A volte resteremo per anni fermi su un punto del percorso, come se in quel punto si aprisse un vuoto di memoria, una voragine
sul cammino per gettare il ponte mancante. Non c'è altro da fare che essere pazienti, volere e ancora volere. Se insistiamo, il passaggio finirà per aprirsi, come nella foresta vergine. Ma questo non è l'unico metodo. Possiamo anche fare una concentrazione la sera, prima di addormentarci, con la volontà di ricordare, svegliandoci ad intervalli fissi una o due volte ogni notte, per riprendere il filo a diversi livelli. È un metodo particolarmente efficace. Tutti sappiamo che basta volersi svegliare a una certa ora perché il meccanismo funzioni alla perfezione, con uno scarto di appena qualche minuto. È quello che si chiama creare una formazione. Queste formazioni sono come piccoli noduli vibratori creati dalla volontà, che acquistano una loro esistenza indipendente e compiono il loro lavoro con molta precisione. Si possono fare formazioni più o meno potenti, più o meno durature. È possibile ricaricarle di tanto in tanto, per qualsiasi scopo. Sicché è facilissimo ricordarsi e svegliarsi ad intervalli regolari. Se poi insistiamo, per mesi e anche per anni se occorre, ogni volta che accadrà qualcosa di importante su un qualsiasi piano del sonno, finiremo per esserne messi automaticamente sull'avviso. Allora, senza neanche svegliarci, potremo fermarci, richiamare il ricordo un paio di volte per meglio registrarlo e poi proseguire. In un campo d'esperienza immenso come questo, è possibile mettere in risalto solo qualche punto pratico di ordine generale che aiuti il ricercatore agli inizi della sua indagine. Per prima cosa è bene fare una chiara distinzione fra comuni sogni del subconscio ed esperienze. Anche se siamo abituati a mischiare tutto, dovremmo renderci conto che le esperienze non sono sogni, ma avvenimenti reali a cui partecipiamo su questo o quel piano e che si distinguono dai sogni comuni per la loro particolare intensità. Tutti gli avvenimenti del mondo fisico esterno, per quanto eccezionali, sono scialbi in confronto a questi, che lasciano un'impressione ben più profonda e un ricordo ben più vivo di qualunque esperienza terrestre, come se improvvisamente avessimo raggiunto un modo di vita più ricco, non necessariamente più ricco di forme esterne o di colori, che possono comunque, soprattutto nel vitale, avere particolare splendore, ma di contenuto. Al risveglio avremo la straordinaria sensazione di esserci immersi in un mondo carico di segni che indicano più cose contemporaneamente. Di rado gli avvenimenti del mondo fisico vogliono dire più di una cosa alla volta. E rimarremo a contemplarli senza riuscire ad esaurirne il significato. Tanto sembreranno ramificarsi e moltiplicarsi su piani sempre più profondi. Oppure assisteremo o parteciperemo a scene infinitamente più reali di quelle fisiche, che sono sempre piatte, come fossero incollate su un fondale rigido e un po' fotografico. Sapremo allora che si tratta di una vera esperienza e non di un semplice sogno. C'è un altro fatto degno di nota. Più ci innalziamo nella scala della coscienza, più cambia la qualità della luce. La differenza di luminosità è anzi un segno certissimo
del piano su cui ci troviamo e anche del senso delle cose. Davanti a noi si estende tutta una gamma di colori, dai toni sporchi del subconscio, grigi, marroni e neri, a quelli vibranti del fisico sottile, ai colori smaglianti del vitale, che, è bene ricordarlo, hanno sempre una sfumatura artificiale e teatrale piuttosto dura. Il vitale, infatti, è la regione più ingannevole che esista, fino alle intense luminosità del mentale, che diventano sempre più pure e potenti a mano che saliamo verso l'origine. A partire dal surmentale, di cui riparleremo in seguito, c'è una differenza radicale. Gli oggetti, gli esseri e i luoghi che vediamo non sembrano più illuminati da una luce esterna piatta come per noi quella del sole, ma sono luminosi in sé. Oltre ancora, non c'è più esteriorizzazione, ma l'estasi di una luce immobile, abbagliante, priva di tutte le esteriorità e gli effetti a sensazione dei piani inferiori. Quando uno può entrare in contatto con questa luce, si ritrova riposato come dopo 8 ore di sonno. Ecco la vera ragione per cui gli yogi possono fare a meno del sonno. Ed ecco perché a volte bastano pochi minuti di concentrazione in una giornata per ristorare quanto una passeggiata all'aria aperta. Il corpo ha una resistenza incredibile. Ciò che lo stanca è in realtà l'agitazione psicologica. Oltre agli avvenimenti di ordine universale, in cui potremo eventualmente trovarci coinvolti, ci renderemo conto che il sonno è una miniera di informazioni sul nostro stato individuale. Tutti i piani del nostro essere vengono illuminati di una luce precisa, come se fuori, nello stato di veglia, fossimo sempre vissuti come sordomuti o come statue di gesso, ed improvviso tutto si svegliasse a una vita più vera di quella solita. I nostri diversi livelli interiori si possono presentare come stanze o case in cui ogni minimo dettaglio diventa rivelatore. Quando partiamo alla scoperta del nostro essere interiore, racconta Mer, e delle diverse parti che lo compongono, spesso ci sembra di entrare in stanze o sale diverse, dove, a seconda del colore, dell'atmosfera, degli oggetti che vi troviamo, percepiamo con molta chiarezza qual è la parte dell'essere che stiamo visitando, e quindi possiamo passare in altre stanze sempre più profonde, ognuna con sue proprie caratteristiche. Altre volte non troveremo stanze, ma esseri di ogni tipo, tutta una fauna, un autentico zoo, che sono espressioni delle varie forze o vibrazioni che ci siamo abituati ad accogliere in noi e che costituiscono la nostra natura. Solo che non si tratta di figure di sogno, ma di esseri veri e propri che ospitiamo dentro di noi. Le forze sono coscienti, le vibrazioni sono coscienti, esseri e forze, coscienza e forza sono aspetti simultanei della stessa realtà. Perciò potremmo vedere con eccezionale vivezza ciò che tolleriamo o che non riusciamo più a tollerare dentro di noi. Dopo qualche tempo il ricercatore resterà colpito per il suo ripetersi quasi quotidiano di un altro fenomeno.
e noterà che una premonizione notturna anticiperà tutti gli avvenimenti psicologici importanti che accadranno durante il giorno. Dapprima penserà a una semplice coincidenza e non scorgerà molto bene il nesso. Ma quando il fatto si sarà ripetuto centinaia di volte, incomincerà a stare in guardia. E infine, quando sarà completamente cosciente, potrà prevenire le cose e prendere le precauzioni necessarie. Per esempio, oggi siamo depressi o ci siamo lasciati prendere da un impulso di collera, da un moto di rivolta o da una ossessione sessuale e così via, o per fare esempi apparentemente diversi, abbiamo rischiato un paio di volte di fare un brutto scivolone o di romperci una gamba, o ci siamo presi una bella febbre. Bene, se fossimo stati attenti, ci saremmo accorti che ognuno di quei piccoli incidenti, tanto banali, corrispondeva esattamente ad altri incidenti, quasi sempre simbolici, simbolici perché non ricordiamo gli avvenimenti così come si sono svolti, ma la trascrizione mentale che ne abbiamo fatta a risveglio, di cui abbiamo fatto esperienza durante la notte. L'attacco in sogno di un nemico, un'avventura pericolosa in cui ci siamo trovati coinvolti o una visione, a volte esatta fin nel minimo dettaglio, della scena psicologica che si svolgerà l'indomani. Si direbbe che dentro di noi ci sia un qualcuno perfettamente cosciente che si preoccupa di farci toccare con mano tutte le cause e gli ingranaggi nascosti della nostra vita psicologica, dei nostri errori e dei nostri progressi. Oppure potremmo avere la premonizione di avvenimenti psicologici felici che domani si tradurranno in un progresso, in un'apertura di coscienza, in una leggerezza, in un allargamento interiore. Allora ricorderemo che la notte prima c'era stata la tale luce, il tal passo avanti, il crollo di un certo muro o di un certo edificio, simboli d'una nostra resistenza o dell'edificio mentale in cui siamo rinchiusi. E resteremo colpiti dal fatto che in genere queste premonizioni non si riferiscono a quegli avvenimenti che sul piano fisico giudichiamo più importanti, come la morte di un parente o un successo mondano, benché si possano avere premonizioni anche su fatti del genere, bensì a certi particolari senza nessuna importanza esterna, assolutamente banali, ma sempre utili per il progresso interiore. Sarà questo un segno di crescita della nostra coscienza. Invece di subire inconsciamente le vibrazioni mentali, vitali o d'altro tipo che plasmano la nostra vita senza che neanche ce ne accorgiamo e che ingenuamente prendiamo per nostre, sicché diciamo la nostra collera, la nostra depressione, la nostra ossessione sessuale o la nostra febbre, incominceremo a vederle arrivare. Sarà questa la prova visibile, confermata da centinaia di esperienze ogni notte, che tutto il gioco della nostra natura di facciata ci è suggerito da fuori, da una mente universale, da un vitale universale o da regioni più in là ancora, se siamo capaci di avervi accesso. Allora,
incominceremo a dominare le circostanze, perché una volta viste e anche previste, potremo mutarne il corso. La vita terrestre è il luogo del determinismo più ciecamente rigoroso e insieme di una conquistata libertà. Tutto dipende dalla coscienza. Ecco che cosa rispondeva Sri Aurobindo ad un discepolo che gli aveva scritto raccontandogli i propri sogni e una serie di strane coincidenze fra avvenimenti notturni e diurni. Dovete capire che queste esperienze non sono mere immaginazioni o sogni, ma avvenimenti reali. È un errore credere che noi viviamo soltanto fisicamente, in una vita ed una mente esterne. Noi viviamo ed agiamo di continuo su altri piani di coscienza, incontrandovi altre persone ed agendo su di loro. E quello che davvero pensiamo e sentiamo su quei piani, le forze che vi raccogliamo, i risultati che vi prepariamo, hanno importanza ed effetti incalcolabili, di cui nulla sappiamo nella nostra vita esterna. Non tutto di quanto vi vediamo e facciamo si realizza. E quel che si realizza spesso assume nel fisico altre forme, sebbene a volte perfettamente corrispondenti. Ma quel poco che ne filtra costituisce la vera base della nostra esistenza esterna. Tutto ciò che diventiamo, facciamo e sopportiamo nella nostra vita fisica viene preparato dietro il velo, dentro di noi. È quindi estremamente importante per chi pratica uno yoga che tende alla trasformazione della vita, prendere coscienza di quanto succede sugli altri piani e imparare a padroneggiarli percependo, conoscendo e dominando le forze segrete che determinano il nostro destino e la nostra crescita, oppure il nostro declino, dentro e fuori di noi. Sonno d'azione. Dopo lo stadio del sonno animale, dopo quello del sonno cosciente o d'esperienza, ce n'è un terzo, il sonno d'azione. Per quanto cosciente possa diventare, il sonno resta infatti per lungo tempo una condizione passiva, in cui uno è semplice testimone degli avvenimenti, spettatore impotente di quanto succede in questa o in quella parte dell'essere. Infatti è sempre soltanto di una parte che si tratta, è bene sottolinearlo, anche quando in piena esperienza uno potrà avere l'impressione che è la totalità dell'essere a combattere, viaggiare e così via. Proprio come quando siamo impegnati in una discussione politica o filosofica e ci sembra che vi sia coinvolto tutto il nostro essere, mentre si tratta solo di una frazione della mente o del vitale. A mano che il sonno si fa più cosciente e che passiamo dalle impressioni alle realtà indiscutibili, tanto da chiederci se concretezza e obiettività appartengano davvero allo stato di veglia o non piuttosto al sonno, ci rendiamo conto che il nostro essere è costituito da una massa eterogenea di frammenti mentali, vitali e altro, i quali hanno, ciascuno sul suo piano, esistenza ed esperienze indipendenti.
La notte, quando il legame col corpo non è più assoluto, quando sparisce la tirannia del mentale, tutte queste esistenze indipendenti esplodono in tutta la loro evidenza. Le piccole vibrazioni che abbiamo agglutinato attorno a noi e che costituiscono la nostra natura diventano piccoli esseri del nostro essere che si sparpagliano correndo di qua e di là. Scopriamo allora che in noi abita una quantità di sconosciuti di cui non sospettavamo neanche l'esistenza. Ma, non essendo questi esseri integrati attorno al vero centro, il centro psichico, siamo impotenti a modificare le circostanze. In altri termini, restiamo passivi perché il vero io è lo psichico e con lo psichico la quasi totalità di questi esseri non ha nessun legame. Quindi diventa ben presto evidente la necessità di un'integrazione se vogliamo essere padroni della situazione non solo qui, ma dovunque e comunque. Quando usciamo dal corpo e andiamo per esempio in certe regioni del vitale inferiore, che corrispondono alle zone basse del ventre e del sesso, la parte del nostro essere che si è esteriorizzata ha su questo piano esperienze molto sgradevoli. Attaccata da una quantità di forze voraci, ecco allora quello che si chiama un incubo, da cui ci mettiamo in salvo riprecipitandoci più in fretta possibile nel corpo. Se invece questa parte dell'essere acconsente a farsi integrare attorno al centro psichico, potrà muoversi in queste regioni piuttosto infernali senza nessun pericolo, perché sarà armata della luce psichica, poiché lo psichico è una luce, un frammento della luce originale. Al momento dell'attacco basterà ricordarsi di questa luce, o del guru, è lo stesso, per disperdere tutte le forze avverse. Ricordarsene, infatti, vuol dire chiamare la vibrazione vera, che ha il potere di disperdere e di annientare le vibrazioni di minore intensità. C'è anche uno stadio di transizione molto istruttivo dove assistiamo impotenti soprattutto a terribili inseguimenti. Ma se quel frammento di noi, il frammento che viene inseguito, si ricorda della luce, di colpo la situazione si capovolge. Analogamente, su questi piani possiamo incontrare una quantità di persone, conosciute o no, vicine o lontane, vive o morte, i sempre vivi che chiamiamo morti, dice Sri Aurobindo, che si trovano sulla nostra stessa lunghezza d'onda. Possiamo venire coinvolti nelle loro disavventure, che per i vivi, lo sappiamo, potranno tradursi in incresciosi avvenimenti terrestri, dato che tutti i colpi vibrati lì ci colpiscono qua. Tutto quel che succede lì prepara quel che succede di qua. Oppure potremo assistervi come testimoni impotenti. Però se il frammento di noi che corrisponde a questo amico o a questi sconosciuti o a questi morti è integrato attorno allo psichico e si ricorda della luce, potrà anche in questa occasione cambiare il corso delle circostanze. Potrà quindi aiutare un amico o uno sconosciuto angosciato o un disincarnato a compiere un passaggio difficile,
o ad uscire da quel brutto posto, oppure liberare se stesso da vincoli nefasti. Sono tanti i luoghi che ci imprigionano. Basti qui accennare ad un esempio scelto a bella posta tra i più banali. La signorina X sogna di passeggiare con un'amica in riva a un lago dalle acque in apparenza tranquillissime, quando improvvisamente salta fuori dal fondo un serpente che si avventa alla gola dell'amica mordendola. Tenta in qualche modo di aiutarla, ma poi, aggredita anche lei dal serpente, scappa impaurita a casa, cioè nel proprio corpo. L'indomani le dicono che la sua amica sta male e ha perso completamente la voce. Anche lei è bombardata per tutta la giornata da una serie di piccoli, larvati incidenti interiori ed esterni. Se fosse stata attivamente cosciente, integrata attorno al proprio centro psichico, la forza avversa sarebbe stata messa in fuga e non sarebbe successo niente. Esistono infatti anche innumerevoli prove contrarie, cioè di incidenti evitati per miracolo, grazie a un amico cosciente che li aveva vinti la notte prima, oppure vinti grazie alla propria forza cosciente. Possiamo quindi partecipare utilmente ad un mucchio di attività che preparano quel che ci accadrà domani o magari, a seconda della nostra capacità, fatti di ben più vasta portata. Come dice la Katha Upanishad, un essere cosciente, non più grande del pollice d'un uomo, sta al centro del nostro io, padrone del passato e del presente. Egli è l'oggi e il domani. Occorrono tantissime esperienze e il massimo possibile di verifiche per rendersi conto che questi non sono affatto dei sogni. Ci sono schiavitù di questo mondo qui che possono cessare solo dopo essere state sciolte in quel mondo lì. Il problema dell'azione è quindi legato a un problema di integrazione. L'integrazione è ancora più indispensabile quando non ci troviamo più nel corpo, cioè quando siamo, per così dire, morti, perché questi frammenti non hanno più il rifugio del corpo in cui ripararsi e, se non sono integrati, ci procurano un bel po' di guai. Ecco, probabilmente, da dove vengono tutte quelle storie a proposito dell'inferno, che comunque, giova ripeterlo, riguardano solo certi frammenti inferiori della nostra natura. I piani inferiori, infatti, soprattutto il vitale inferiore, che corrisponde alle zone dell'ombelico e del sesso, le più difficili ad integrarsi spontaneamente, sono popolati da forze fameliche. Un giovane discepolo inglese, andatosene prematuramente e tornato a raccontare nel sonno a un amico com'era andato il viaggio, diceva: appena fuori del vostro mondo non esiste più ordine pubblico. Una laconicità tutta britannica per descrivere l'inferno. E aggiungeva: ma io avevo la luce di Mer e ho potuto attraversarlo. È forse bene precisare, dato che coi morti è un'esperienza assai frequente, che l'incontro si era svolto nelle regioni superiori del vitale, che corrispondono al centro del cuore, in quei bei giardini variopinti che spesso si incontrano laggiù e che costituiscono alcuni degli innumerevoli paradisi dell'altro mondo, anche se si tratta di paradisi
piuttosto di bassa quota. Di solito il disincarnato resta lì finché ne ha voglia, poi, quando ne ha abbastanza, se ne va assieme alla propria anima nel luogo del vero riposo, nella luce originaria, ad aspettare il tempo del ritorno. Dire che qualcuno sprofonda in un inferno eterno è una crudele assurdità, quando mai l'anima, la luce, potrebbe restare prigioniera di vibrazioni così basse. Sarebbe come dire che l'infrarosso domina l'ultravioletto. Il simile si ricongiunge al suo simile, sempre ed ovunque, qui come altrove. Che altro mai ci potrebbe essere d'eterno se non l'anima, se non la gioia? Se esistesse un inferno eterno, potrebbe essere soltanto il luogo di una gioia senza fine, dice Sri Aurobindo, poiché Dio è gioia, Ananda. Non esiste altra eternità che quella della sua beatitudine. Così l'essere, mano a mano che va integrandosi attorno allo psichico, passa da un sonno passivo ad un sonno attivo, se possiamo ancora parlare di sonno, e da una morte travagliata ad un viaggio interessante o a un lavoro di qualche altro tipo. Ma anche in questo caso vi saranno innumerevoli stadi a seconda della vastità della coscienza, dalla piccola azione limitata a persone note, vive o morte, o a mondi conosciuti, fino all'azione universale di pochi grandi esseri, il cui psichico ha, per così dire, colonizzato vastissime distese di coscienza e che, con la loro luce silenziosa, proteggono il mondo. Per concludere queste brevi note, semplici indicazioni sul cammino del ricercatore, possiamo fare un accenno alle premonizioni. Forse non è stato sottolineato abbastanza come il semplice fatto che ci possano essere delle premonizioni indichi che gli eventi esistono già da qualche parte prima di succedere qui. Ovviamente non sono campati per aria. L'uomo che si dimostra tanto pedante per quel che concerne la realtà materiale accorda ai mondi meno materiali il beneficio più che gratuito dell'incoerenza o quantomeno di una vaghezza tipica solo della sua mente. L'esperienza ci insegna invece che su questi piani tutto è perfettamente razionale, se non ragionevole. A mano che uno sale i gradini della coscienza, infatti, non solo si intensifica la luminosità, ma anche il tempo scorre più in fretta. Occupa sempre più spazio, se si può dire così, inglobando avvenimenti sempre più lontani, sia nel passato che nel futuro, per sfociare infine in una luce immobile in cui tutto esiste già. Di conseguenza ci rendiamo conto che a seconda del piano su cui si situa la nostra premonizione, il suo avverarsi sulla terra può essere più o meno prossimo, più o meno lontano. Quando per esempio uno vede una cosa nel fisico sottile, che è il piano più vicino al nostro mondo, questa cosa si realizza quasi immediatamente, qualche ora dopo o al massimo l'indomani.
Vediamo ad esempio un incidente, una visione precisa fin nei minimi dettagli, ed ecco che il giorno dopo l'incidente succede realmente. Più in alto si sale nella scala della coscienza, più l'avverarsi della visione si allontana e più universale ne è la portata. Però i particolari si fanno meno precisi, come se l'avvenimento visto fosse sì ineluttabile se la visione sgombra da ogni forma di egoismo, ma con un margine di incertezza quanto al suo modo di realizzarsi, margine che rappresenta in un certo senso le deformazioni o le peripezie che la verità subisce nel discendere da un piano all'altro per concretarsi sulla terra. Da un'osservazione del genere possiamo trarre una quantità di conclusioni interessanti. Quella di maggiore evidenza è che più uno diventa cosciente sulla terra, più sale nella scala della coscienza, avvicinandosi all'origine, più avvicina all'origine la terra stessa, annullando i determinismi deformanti dei piani intermedi. Ciò può avere non solo notevoli conseguenze individuali sul dominio e la trasformazione della nostra vita, ma anche conseguenze generali sulla trasformazione del mondo. Molto si è discusso sul problema della libertà e del determinismo, ma è un problema mal posto. Non è questione di libero arbitrio o di determinismo, ma di libertà e di una quantità di determinismi. L'uomo è soggetto, dice Sri Aurobindo, ad una serie di determinismi sovrapposti, fisico, vitale, mentale e oltre ancora, sicché il determinismo di ogni piano può modificare e annullare quello del piano immediatamente sottostante. Per esempio, nel microcosmo individuale, una buona salute fisica e una predisposizione alla longevità possono essere modificate dal determinismo vitale delle nostre passioni e sregolatezze, che può a sua volta essere modificato dal determinismo mentale della volontà e degli ideali, il quale può da parte sua essere modificato dalla legge più grande dello psichico e così via. La libertà consiste nella possibilità di passare ad un piano superiore e così è per il destino della Terra. I microcosmi e il macrocosmo sono mossi dalle medesime forze e se noi che siamo il punto d'intersezione di tutti i determinismi nella materia sappiamo elevarci ad un piano di coscienza superiore, contribuiamo automaticamente con ciò a modificare tutti i determinismi inferiori e a far accedere la Terra ad una più grande libertà. Fino al giorno in cui, come vedremo in seguito, aiutata dai pionieri dell'evoluzione, l'umanità potrà elevarsi ad un piano sopramentale che modificherà il presente destino del mondo così come la mente l'ha modificato nell'era terziaria e forse alla fine, se mai ci sarà una fine, la Terra arriverà al determinismo supremo che è suprema libertà e perfetta realizzazione. Ognuno di noi rappresenta attraverso il travaglio
della sua coscienza, un agente della resistenza contro le fatalità che pesano sul mondo, un fermento di libertà e di divinizzazione della terra. L'evoluzione della coscienza, infatti, ha un significato terrestre.